Le telecamere di eSports sono pronte anche oggi a portarvi lo spettacolo del grande calcio. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match, si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Ovviamente non sono solo, con me come sempre Lele Adani. Torna alla Serie B, campionato protagonista quest'oggi. Gara che dovrebbe essere garanzia di gol e spettacolo, è quello che ci aspettiamo tutti. Queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio. Per questo dovrebbe venire fuori una partita assai divertente. Ecco la formazione della squadra di casa. Diamo un'occhiata alla formazione ospite. Sfugge al proprio rivale. Possesso recuperato in area. Ha scelto bene il tempo. L'arbitro non interrompe. Attenzione, vantaggio. Può colpire da lì. 1-0. È arrivato il primo gol del match. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Taglia sul centro. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Riesce a tenerla in gioco. A metri lungo la fascia per avanzare. Ottima chiusura del difensore. Intervento pulito, concede solo il fallo laterale. Perdono palla. Mi chiedono la linea perché è cambiato il punteggio nel match della Sampdoria, sentiamo come. Prima rete della partita per la Sampdoria. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 16 minuti giocati. Grazie dunque per l'aggiornamento. Bravo, salta il difensore. Mette fine all'attacco e recupera il pallone. Prende la mira e calcia. Dice di no qui il portiere. Deviazione decisiva. Palla persa. Cheryshev. Mette palla in profondità per il compagno. Prova a calciare. Il gol del pari che cambia anche psicologicamente la partita. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Un cioccolatino da scartare, un gol facile facile a tu per tu col portiere. Conclusione di potenza e palla in rete. Hanno pareggiato dunque 1-1. Buono il recupero del pallone. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Possono passare in vantaggio. Batte il portiere. Possiamo apprezzare meglio da questo replay la sua freddezza sotto porta. Non era un gol difficile, ma per farlo bisognava essere lì al posto giusto. Non
non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Prova ad andare in progressione. Se ne va di forza. Aveva superato bene il primo avversario. Pronto il raddoppio di marcatura per il recupero palla. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. Avanza, palla al piede. Norma del vantaggio. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. De Rossi. Che chance clamorosa. Doppio vantaggio solo sfiorato. Si rammarica per l'occasione persa. Brividi qui per la difesa avversaria. E chissà che non possa essere l'inizio della riscossa per loro. Cheryshev. Può nascere qualcosa di buono qui. Grande recupero, attenzione. Conclusione che non trova lo specchio. Decisiva la sua deviazione. Prova la botta. Oggi spesso si è sostituito al portiere fermando questi tiri. Salva tutto con questo intervento. Prima frazione che sorride agli ospiti, che possono andare a riposo in vantaggio. Ancora poco da giocare. Sì, Pier, ma è un risultato che non consente di fare calcoli. Qua bisogna pensare a giocare al calcio. Magari ad aumentare il vantaggio per portarsi a distanza di sicurezza dalla formazione avversaria. Un solo gol di margine è troppo pericoloso. Perché poi basta una... Una botta tremenda. Il portiere non l'ha vista nemmeno partire. Conclusione che merita di essere rivista, perché c'è tutto, Pier. Potenza, precisione... E anche il pizzico, quello di lucida follia necessaria per pensare di poter far gol da lì. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Si giocherà per altri 60 secondi. Finisce in questo istante la prima metà di gara. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Ribalta il fronte dell'azione. Può andare al tiro. Pizzico di sfortuna qui perché non aveva indirizzato male. Aumenta l'intensità del pressing.
Occhio alle sovrapposizioni. Occhio, c'è il fischio, fuori gioco e gol annullato. Decisione giusta, Pier. In effetti, anche se di poco, era in posizione regolare al momento del tiro. De Rossi. Occasione per il gol del vantaggio. E c'è il gol. Si riporta in vantaggio dunque. È scattato tempo sul suggerimento profondo del compagno e anche il replay dimostra che era in gioco. Ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Palla regalata agli avversari. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Possono ripartire, attenzione. Palla regalata. Tiro respinto. Calcio di punizione concesso dall'arbitro per questo intervento. C'è un cambio dunque. Viene pressato. A metri davanti a sé, attenzione. È in ottima posizione. Efficace l'intervento del portiere. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Il tecnico ha deciso questo cambio. De Rossi. Palla persa. Può avanzare indisturbato. Questo è il gol che vale la parità. Abbiamo assistito a 6 gol, 3-3, un grande spettacolo. Ribalta sul fronte opposto. Ferri. De Rossi. Attaccano a caccia di spazi. Possono passare in vantaggio. Pallone che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. Zampano.
attaccano con più elementi e il pallone se ne va via. Buono il pallone tra le linee. Attento il portiere, non è finita. Non c'è nulla qui. E c'è il gol sulla leggerezza incredibile del portiere. Rete propiziata da un erroraccio del portiere, come ci mostra il replay. Ha finito per regalare palle ed è stato punito. Trovano il vantaggio al tramonto del match. Doccia davvero gelata per gli avversari. Si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Questo è un gol pesante che riporta il risultato in parità. Le due squadre sono di nuovo in parità, davvero una partita che regala emozioni. Ha spazio davanti a sé, avanza a caccia nel gol partita, non un granché il cross. Cheryshev. Sceglie il portiere. Non ha dubbi qui l'arbitro, è fallo, sarà punizione. Poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Recupera palla e può impostare. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Game over. Finisce dunque in parità questo match. Siamo qui con il mister, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Abbiamo finito, grazie a tutti. A tutti i riflettori puntati addosso oggi. È certamente uno degli osservati speciali, difensori che dovranno faticare per fermarlo. Clima ideale per giocare a calcio, non c'è nemmeno una nuvola, il terreno è in condizioni perfette. Piero Gepardo vi dà il benvenuto, un saluto anche a Lele Adani. Torno alla Serie B, campionato protagonista quest'oggi. Immagini che testimoniano il clima di festa che si respira sulle tribune, speriamo possa continuare su questi binari fino alla fine. Ben ritrovato Pier, a te gli amici all'ascolto. Ne abbiamo commentate di partite insieme e tante ci hanno regalato. Palla gol importante. Conclusione forte e precisa, palla lontana dai pali. Aveva altre opzioni, ha preferito andare direttamente in porta. Ecco in grafica lo schieramento dei padroni di casa. Lo supera senza problemi. Ma dai indietro. Questo è lo schieramento di partenza scelto dal tecnico della squadra ospite. Pallone gestito male. Avanzano nella tre quarti avversaria. La manovra interrotta senza problemi. Ospiti che guidano la speciale classifica dei gol fatti, nessuno ha segnato più di loro in campionato.
ospiti capaci di trovare il gol con una certa facilità e frequenza. Attenzione, pericolo! Buono qui l'intervento del portiere. Traversone controllato dalla difesa. Occhio alla conclusione. Tiro potente ma leggermente impreciso. Palla che si aspetta oltre la traversa. Era fallo ma c'è il vantaggio. De Rossi. Ahmed. Pallone intercettato. L'arbitro applica il vantaggio. Può servire un compagno. Senza problemi qui per la difesa. Letizia. Camporese. Martella. Recupera palla e può impostare. Altro possesso gestito male. È in buona posizione. Efficace la copertura della difesa che si salva. Si fa spazio. Intervento provvidenziale in copertura, torna in possesso di palla. Capisce tutto e intercetta palla. Martella. Hanno perso palla. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà punizione. Ahmed. De Rossi. Vanno a girare bene palla. E alla fine perdono palla. Parigini. Mette la pressione, vogliono il gol del vantaggio. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Recupera palla alla grande nei 16 metri. Pressing che funziona bene, riconquistano palla. Letizia. Attenzione, errore grave. Usa bene il fisico qui. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. Intervento da giallo, giallo. Decisione corretta, Pier. Ora deve fare attenzione. Prova il tiro in porta. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori.
non bene qui il possesso palla. Ahmed. Appoggia ad Ahmed. Palla che finisce in out. Martella. Fallo non sanzionato per il vantaggio. Ha interrotto un'azione pericolosa, potrebbe arrivare un provvedimento. Prima parte di gara che si esaurisce in questo istante, squadra ospite che sta imponendo il pareggio. Si riprende a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Contrasto efficace. Ha saltato l'avversario. Cartellino in vista, poteva andare in porta qui. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Calcio piazzato dalla distanza, non va. Velleità del genere di solito non sono viste di buon occhio, soprattutto considerata la distanza. Era casa sua. Un pizzico del turismo in più non avrebbe guastato qui, Calcio di punizione assegnato per questo intervento falloso. Possesso perso. Ha spazio per tirare. Super qui il portiere. La mette in mezzo. Deviazione aerea che finisce lontana dai pali. C'era molta pressione. Buono il pallone tra le linee. La palla in profondità, vediamo se ne approfitta. La respinta corta del portiere. E la mette dentro. Sulla ribattuta ha trovato il tocco giusto. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Supera l'avversario molto bene. A metri. E c'è il gol, con risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Parigini. La legge bene, ferma il passaggio. Si guarda intorno, il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima volta. Va per vie centrali. Opportunità dalla bandierina per trovarsi in vantaggio. Ci sarà dunque un cambio. Possono passare in vantaggio. Tentativo che si è chiuso abbondantemente al lato. Aveva mirato l'angolino, troppo, e ne è uscita fuori una conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ci sono novità sugli altri campi, andiamo a sentire. Gli ospiti hanno conquistato un calcio di rigore, hanno gettato al vento la chance dal dischetto. Conclusione non molto angolata, il portiere si è tuffato nella direzione giusta e l'ha respinta. Sempre un solo gol a dividere le due squadre, 1-0 il punteggio al minuto 63. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Perdono palla. Ha
avanza verso la porta. Attenzione, pericolo, prova a sorprenderlo, palla ribattuta ma non è finita. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. C'è la possibilità per il vantaggio. Il portiere salva la propria porta. La mette in area. Corner che non produce risultati. Mette il tiro. Tentativo non pericoloso, con calma interviene il portiere. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Federico entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Occhio all'avanzata. Occhio nel mezzo. Occhio al tiro. Intervento comodo per il portiere. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Pallone buttato via. Il match è ancora tutto da decidere. Il finale si preannuncia bollente. Entrambe le squadre sono a caccia del lampo decisivo. I tifosi si fanno sentire e ce la stanno mettendo davvero tutta per trascinare i propri giocatori al successo. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Ancora poco al termine, vedremo chi avrà più coraggio e più qualità per provare a vincere. Ha interrotto l'azione con un super intervento. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Ahmed. Palla girata da Ahmed. Possesso recuperato. Gara che andrà avanti per altri due minuti. Grande sofferenza per i tifosi in quest'ultima parte di gara. Provano a trascinare la loro squadra al gol che spezzerebbe l'equilibrio. Ci sarà la touche, la rimessa con le mani. Sostituzione in arrivo. Game over, finisce in parità, una gara che ci ha regalato sprazzi di bel gioco con gol e occasioni da una parte e dall'altra. Personalmente sono soddisfatto di quanto visto, Pier. Un match che vale il prezzo del biglietto per... Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande.
Liberiamo il mister. È tutto, grazie. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare? La conferenza stampa si esaurisce qui. Grazie a tutti per essere intervenuti. C'è grande attesa per la sua prova. Per questo talento segnare come andare in bicicletta lo ha dimostrato realizzando, pedalando potremmo dire, realizzando raffiche di gol negli ultimi tre incontri. Mettetevi torna protagonista del grande calcio targato EA Sports, squadre già schierate in campo pronte a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Amici appassionati di grande calcio, sono con Lelio Adani pronti per l'emozione di questo match. Attenzione a questa sfida di Serie BKT. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio. E speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Può avanzare lungo l'out. Ferma tutto con un gran tackle. Cosenza che scende in campo con questo schieramento. Lo lascia sul posto qui. Non può fallire, attenzione. Il portiere si fa trovare pronto sul tiro avversario. Si riparte con una rimessa dal fondo. Si prospetta un campionato esaltante per quanto riguarda la lotta al vertice. Siamo solo nelle fasi iniziali, è vero, ma l'impressione che ho, Lele, è che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio. Sì, Pier, sono diverse le squadre che possono avanzare pretese nella corsa al titolo, eh. Non è facile, qualcuno potrebbe anche perdersi per strade, altri aggiungersi con il passare delle giornate. Sono d'accordo con te, ho la sensazione che non ci annoieremo. Sempre difficile fare previsioni su chi sarà il giocatore più decisivo. Uno dei nomi su cui puntare può essere proprio lui, ci spera ovviamente l'allenatore. Di questi tempi per lui il gol non è un gran problema. Nelle ultime tre partite è finito a più riprese sul tabellino marcatore. Sfuma l'occasione. Rispoli. Tutino! Hanno cercato subito il gol del vantaggio, ma il pallone è uscito. Se continuiamo così è solo questione di tempo, per trovare il gol. De Rossi. Palla girata da Med. De Rossi. C'è spazio per andare. L'arbitro assegna il corner. Ha spazio per tirare. Ci mette il corpo, intervento decisivo. Conclusione curata ancora una volta. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Palla vagante adesso. Ha spazio per andare. Contrasto troppo deciso, l'arbitro fischia la punizione.
La mette sul palo lontano. Il portiere legge bene la traiettoria e interviene. Interviene e allontana. Ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso. De Rossi. Recuperano palla. Qualcuno aveva pensato al gol, ma il pallone è terminato largo. Affonda il contrasto e fa su il pallone. Hanno il pallone per passare a condurre. 1-0, risultato che si sblocca grazie a questo gol. Possiamo apprezzare meglio qui il bel gesto tecnico in occasione del gol. Non era facile metterla col difensore praticamente incollato a lui. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Ci sono metri per andare. Palla gol questa. Un'altra rete. In pochi minuti hanno cambiato la storia del match. Poteva dribblare il portiere o scavalcarlo col tocco sotto. Ha scelto per la soluzione di potenza. Ci sta. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Rispoli. Buono il tocco sulla corsa del compagno. Attenzione, può nascere qualcosa di importante. Provano a portare pericolo dalle parti dell'area avversaria. Ribatte qui il tiro. Finale di tempo che vede la formazione di casa largamente avanti. Gli sta riuscendo tutto bene finora, Pier. Anche quando hanno la palla sanno sempre cosa fare, difficilmente forzano la giocata, preferendo piuttosto ripartire. Attenzione qui, importante. Sono ancora sotto di un gol, ma certamente hanno riaperto la gara. Il punteggio adesso è di 2-1. C'è un minuto ancora da giocare. E finisce così la prima frazione di gara. Secondo tempo che ha avuto inizio. Perde palla. Ahmed. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Risolve problemi, grande intervento. Non si è concretizzato il vantaggio e dunque giustamente l'arbitro fischia fallo. Per poco non hanno trovato il gol del pari. Buon tentativo, Pier, davvero. Se continuano così il gol non tarderà ad arrivare.
De Rossi. Fanno possesso palla nella propria metà campo, possono permettersi di rallentare. Ha disputato una buona prima frazione, magari senza acuti eccezionali, ma nel complesso gara sicuramente positiva. Un buon primo tempo il suo, come del resto quello di tutta la squadra. Se continuano su questa strada, direi che hanno ottime chance di portare a casa il risultato. Ahmed. C'è spazio per andare. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Rispoli a campo libero. Interviene il portiere, sventa il pericolo. Era difficile sorprendere il portiere da lì, forse era meglio un passaggio. Lo vediamo chiaramente, ha provato ad andare direttamente in porta. Conclusione potente ma troppo imprecisa. Viene pressato. Può andare lungo sull'out a campo libero. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Dice di no qui il portiere. De Rossi. Il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare con il cronometro. De Rossi. Ahmed. Mi dicono che c'è stato un calcio di rigore in una delle altre partite, andiamo a sentire. Al vento la chance dal dischetto. Aveva spiazzato il portiere ma l'ha angolata troppo. Conclusione che è uscita sul fondo. Risultato che non cambia. Sempre 2-0. Il minuto è il 72. Grazie. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Continua ad avanzare. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Ahmed. De Rossi. Hanno scelto il possesso palla nella propria metà campo per difendere questo risultato fino alla fine. Ahmed.
palla regalata. Il cronometro scorre, si diversano dalla metà campo avversari a caccia del pari. Allontana quel pallone. Palla in out, sarà rimessa laterale. Passano i minuti, ne mancano sempre meno, tifosi di casa che vogliono questa vittoria. C'è bisogno di tutta la grinta e la determinazione possibile per portarla a casa, Pier. Devono lottare su ogni pallone, non devono concedere metri alla formazione avversaria e se no è normale non farsi schiacciare nella propria metà campo e tenere in vita il match. Si fa vedere in avanti. Lo supera senza problemi. La mette nel mezzo. Intercetta palla, nuova possibilità. Buono qui l'intervento del portiere. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Va direttamente in area. Buono intervento in tuffo del portiere. Calcio l'angolo da sfruttare al meglio se vogliono il pari. Tentativo di testa e grande intervento del portiere. Altra possibilità d'angolo. Palla messa in mezzo. Spazza via questa palla. Il retropassaggio. Buono il lancio, smarcante. Salva tutto il portiere con questo tuffo. Esulta come se avesse segnato, ne ha tutto il diritto, l'avevo vista già dentro. Interviene Spazza. Fischia la fine l'arbitro, esultano i tifosi di casa per questo successo. Ci sono vittorie e vittorie, quelle di misura lasciano un sapore ancora più dolce. Sono le partite che spesso fanno la differenza a fine stagione. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. La sua si è rivelata una prestazione coi fiocchi, ineccepibile, su tutta la linea e giustamente coronata dal gol. Con un talento del genere in squadra, la vittoria, ragazzi, era auspicabile, se non prevedibile. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Ringraziamo il mister per le sue dichiarazioni. Gara che riconcilia col gioco del calcio. Difficile rimanere delusi quando scendono in campo queste due squadre. Noi di EA Sports siamo ovviamente pronti. Chi avrà la meglio? Beh, continuate a seguirci. Si accendono i riflettori, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio d'inizio. Un saluto agli appassionati di grande calcio, all'ascolto, da Piero Gepardo e da Lelia Dani. Nuovo appuntamento con il campionato in uno dei giorni più amati dai bambini. E allora buon Halloween a tutti. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Lele. L'atmosfera prima della partita era rilassata, i giocatori scherzavano tra un esercizio e l'altro. Evidentemente lo spirito di Halloween deve aver contagiato anche loro. Può segnare da lì. 1-0, non hanno perso tempo. Ha preso palla, ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere al termine di una cavalcata inarrestabile. Che gol!
Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Il loro primo posto al momento sembra inattaccabile, ma vedremo se riusciranno a restare su questi livelli, perché alla fine manca ancora un'eternità. Sono loro la squadra da battere e hanno voluto mettere da subito le cose in chiaro, eh? Ma come hai giustamente ricordato tu, Pierre, è davvero troppo presto per dire se questo può essere già l'allungo decisivo. La situazione potrebbe cambiare nel giro di poche giornate. A campo a disposizione. Cross verso il primo palo. Si mette i pugni il portiere e allontana. Può avanzare. Ha un'autostrada a disposizione. Ancora lui non sbaglia. Secondo gol personale. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. La parata, ma il pallone è ancora lì. Non c'è nulla qui. È in buona posizione. Si inserisce bene e recupera. Federico. Prosegue qui nell'avanzata. Palla col contagiri. E c'è il gol. Adesso vanno a più tre. Può essere il verdetto definitivo. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Da quella distanza non poteva proprio sbagliare, era un pallone da buttare in porta, un invito a nozze, impossibile da rifiutare. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Ionita. Contrasto efficace. Guadagna metri. La mette nel mezzo, c'è l'uscita del portiere che interviene da vita guai. Ferri. A metri per andare. La respinta corta del portiere. La allontana. Palla persa. Palla che finisce comoda tra le braccia del portiere. Prova il corridoio laterale. Ha cercato il gol da distanza ravvicinata. Palla fuori di poco. Ha fatto troppo affidamento su una conclusione potente e non è riuscita a sfruttare a dovere un'occasione d'oro. Attento in questo frangente, recupera palla. Ionita. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Ha spazio davanti a sé. Gli strappa il pallone dai piedi senza commettere fallo. Hanno spazio per ripartire. Pallone non sanzionato per il vantaggio.
Lo supera benissimo. Sarà calcio d'angolo dunque. Lascia partire il cross. E il pallone finisce sul fondo. Non ha avuto un buon controllo qui. Palla che è terminata oltre la linea bianca. Riconquista il pallone con un buon tackle. Azione da seguire, palla importante, ha sprecato una grande occasione da pochi passi. Mi è uscito fuori un passaggio al portiere. I numeri sono lì a certificare la loro netta superiorità, Pier. Hanno costruito e tirato di più in porta, sfruttando poi la buona giornata degli attaccanti per segnare diversi gol. Gli risulta davvero difficile ipotizzare una rimonta per gli avversari. Tengono saldamente in mano il possesso palla, limitandosi a farla girare nella propria metà campo. 60 secondi da recuperare. Ferri. Si chiude qui dunque la prima frazione. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Andiamo in studio perché c'è una novità che riguarda il match della Sampdoria. È arrivata la seconda rete per la Sampdoria. Il gol è di Fabio Borini. Doppietta per lui. Era un pallone solo da spingere in gol. Non poteva sbagliare da quella distanza. Facile. Punteggio che ora è sul 2-0 al minuto 47. Si distende il portiere ed evita guai. Non era una parata particolarmente impegnativa e va detto. La mette in mezzo. Respinge e allontana il pallone. Occasione d'oro questa. Si immola nuovamente sulla conclusione avversaria. Intervento efficace a liberare. Prosegue la sua avanzata. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Intervento da cartellino questo, vediamo. Intervento sanzionato con il cartellino giallo. Ammonizione direi giusta, ci sta. Ionita. Aumenta la pressione. Butta bene nello spazio. Pallone non sanzionato per il vantaggio. Palla che filtra, attenzione. Ferma l'attaccante e sventa il pericolo. Occhio alla ripartenza. Occasione per il contropiede. Possono far male. Il portiere dice di no. C'è aria di cambio. Cross verso il centro dell'area. Arbitro ha visto qualcosa.
Donati. La strada è libera, può andare. Palla in out, sarà calcio d'angolo. Occhio perché ci sarà un cambio. Ha letto molto bene questo cross. Sarà di nuovo calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Nulla di fatto qui. Ionita. Nessun problema sul cross. Tiro murato ma non è finita. Azione che prosegue. Ed ecco. L'intervento dell'arbitro. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Mi dicono che c'è stato un calcio di rigore in una delle altre partite. Andiamo a sentire lo studio. È stato assegnato un penalty alla Sampdoria. Ha sbagliato Borini dagli 11 metri. Ha tentato la botta sotto la traversa. Ha esagerato con la potenza. Palla che si è persa sul fondo. Match che resta apertissimo. 2-1 il punteggio. Il minuto è il 72. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Deve spazzare via. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. La mette in area. Palla centrale. Nessun problema. Ci sarà la touche, la rimessa con le mani. Occasione da sfruttare. Palla fuori, sarà corner. Batte lungo. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Giocano col cronometro attraverso una fitta rete di passaggi per far innervosire gli avversari e magari per farli scoprire. Può girarla. Può far gol da lì. Qui si è superato. Ha salvato la propria porta con un intervento straordinario. Federico. Mi chiedono la linea perché è cambiato il punteggio nel match della Sampdoria. Sentiamo come. Terzo gol per la Sampdoria. Risultato che li vede avanti 3-1 al minuto 86. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Si è portato il pallone fuori anche grazie al contributo del pressing. Ionita. Cross allontanato. Potevano dimezzare lo svantaggio e riaprire il match. Non c'è tanto tempo, Pier. Dovevano sfruttare questa occasione per sperare nel pareggio. Si chiude qui il match con la vittoria della formazione ospite. Un successo netto, convincente. Hanno capitalizzato al meglio la mole di gioco costruita. Sembrano trovarsi...
siamo qui con il mister che ringrazio per aver accettato il nostro invito. È tutto. Grazie ancora per la sua gentilezza.